Questo incontro, ripeto, non è soltanto un tributo emotivo dato al luogo dove io ho esordito, è il riconoscimento che la sede di Venezia è la sede più sofferente e più disagiata dell'intero paese. Questo è già stato ampiamente riferito nei discorsi che abbiamo ascoltato, ma è giusto che siano stati così specifici anche per ragioni di pubblicizzazione, ma per quanto mi riguarda erano ampiamente noti. Credo di essere forse il primo ministro della giustizia che provenga dalla magistratura con 40 anni di esercizio alla Procura della Repubblica, tra l'altro sempre qui in questa città. Vi riconosco, almeno presumo di conoscere, i problemi della giustizia penale di prima o di primissima linea e in particolare i problemi di Venezia che diamo, come si dice, per notte l'ufficio. Da quelli più banali e meccanici del trasporto di fascicoli per via acquea, cosa che ha sorpreso la mia amica amata Cartabia, quando è venuta qui la prima volta, è rimasta allucinata perché non aveva più pallida idea di come funzionasse la giustizia Venezia. Va da sé che io questa idea ce l'ho, non è solo pallida, ma è ampiamente consolidata. Io credo che in questo momento il ministro della giustizia non si debba occupare, benché in questi giorni, come avete visto, siano state massime di alcuni provvedimenti, varie polemiche inevitabili e anche ovvie, visto che siamo una democrazia, non si debba occupare intanto dei massimi sistemi, che peraltro, come sapete, vi ha letto, no? 25 lettori che hanno letto i miei libri sanno come la penso e sono di ampio respiro, molto ampio respiro. Noi abbiamo un codice penale che recca la firma di Benito Mussolini, per intenderci, e abbiamo un codice di procedura penale che, benché sia firmato da una medaglia del centro della Resistenza, è stato demolito dalla Corte Costituzionale perché è incompatibile con la Costituzione. Questo la dice lunga sulla distonia e sulla quasi schizofrenia del nostro sistema penale. Ma ripeto, il momento attuale, che è di un'emergenza essenzialmente economica e operativa, esige una massima attenzione in questo settore. E quindi anche per la giustizia occorre valutare tutte quelle situazioni che incidono o debbono incidere positivamente sull'economia. I ritardi dei nostri processi ci costano, secondo studi molto autorevoli, 2 punti di PIL. E questo va immediato perché la soluzione di questo problema può essere e deve essere un fortissimo incentivo alla ripresa economica. La giustizia ovviamente va molto al di là di quelli che sono gli aspetti finanziari e efficientistici dell'amministrazione. Però il primo metodo diventa filosofare, prima bisogna far funzionare il sistema e poi ragionarsi su un altro sistema. Per quanto riguarda Venezia, ripeto, noi siamo perfettamente consapevoli dello stato di sofferenza che tocca sia la magistratura sia la palata amministrativa. Ed è per questo, ripeto, che la prima uscita agli uffici giudiziari della scritto è proprio qui, perché sappiamo che questo è l'ufficio giudiziario più in sofferenza di tutto il paese. A questa sofferenza si possono e si debbono porre dei rimedi, parte dei quali dipendono da noi, parte dei quali dipendono da altri organismi, come noi sappiamo. L'altro giorno ho avuto una incontro estremamente cordiale, estremamente fruttuoso con il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il Vicepresidente Mini, che peraltro non c'è semi, come sappiamo, in scadenza, e abbiamo affrontato il problema del reclutamento dei magistrati.
parlo a dei tecnici, quindi do per noto tutto quello che ci sta dietro. Abbiamo prospettato tutta una serie di soluzioni che vanno dall'accelerazione dei concorsi a tutte le cose che peraltro avete detto voi. Ma ripeto, parlate a un collega più che a un ministro, quindi queste cose sono non note, ma sono non ci note. Per quanto riguarda l'aspetto amministrativo, per certi aspetti secondo me è ancora più importante. Credete, un magistrato è come un pilota di guerra, o come un chirurgo. Per un'ora di volo di un aereo supersonico occorrono 100 ore di volo, di 100 ore di manutenzione a terra. E così per un chirurgo che interviene a cuore aperto occorre che prima ci siano gli infermieri, gli anestesisti e poi i barellieri. Se un magistrato è costretto a fare l'anestesista e anche il barelliere, perde del tempo e lo sottrae a quella che invece è la sua funzione essenziale. Quindi l'apparato amministrativo va colmato e qui il Ministero può agire in modo molto più intenso di quanto possa fare con un magistrato, con la magistratura, proprio perché non c'è l'interlocuzione, o meglio, il monopolio del CSM per quanto riguarda la soluzione. E in questo noi agiremo molto in fretta, sia a livello normativo sia a livello operativo. A livello normativo noi dobbiamo capire, perché nessuno si è mai posto il problema, innanzitutto, e qui ringrazio il signor Presidente del Tribunale, la possibilità di applicare la legge speciale di Venezia non era venuta in mente a nessuno, nemmeno a me. Vedremo se nei limiti del possibile questa legge può aiutarci a un reclutamento più sollecito e più efficace. Per quanto riguarda il resto, sappiamo perfettamente che una delle criticità è dovuta ai trasferimenti in altre regioni di persone che sono state assunte a livello nazionale. E quindi una idea di reclutamento regionale potrebbe essere molto proficua per mantenere nel territorio i vincitori dei concorsi. Questo però può comportare, e lo sapete meglio di me, delle difficoltà di ordine normativo, se non addirittura di ordine costituzionale, ma cercheremo di superarlo. Per quanto riguarda gli aspetti più ordinamentali, che sono di competenza diretta del Ministero e dei suoi collaboratori, lì agiremo e interverremo quanto prima. Parliamo di distacchi, parliamo di permessi, parliamo di tutte queste cose che già sapete. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere un capo gabinetto, il presidente Rizzo, che ringrazio ancora una volta, che è una vera e propria macchina da guerra. Siamo stati premiati assieme alcuni anni fa per dei meriti che un po' strano, perché siamo degli illuminati, sono stati premiati entrambi come illuminati per la tutela delle donne. E poi non erano sue donne, però insomma, abbiamo visto che è una un collega straordinariamente efficace, ha organizzato tutta una serie di incontri operativi. Questo di oggi ovviamente non è un incontro operativo, è un incontro esclusivamente di informazione, ma proprio di affettuosa amicizia e un affettuoso ed emozionante incontro. Ma ci siamo già organizzati su questo. Cioè, voglio dire, le lettere che voi avete inviato ai precedenti ministri non solo avranno un seguito, ma non sono nemmeno necessarie, perché sappiamo perfettamente quali sono queste criticità. Lo so io, perché ripeto, 40 anni in Procura della Repubblica, queste cose le sai, le capisci, le soffri. E lo sanno i nostri collaboratori, a cominciare dal presidente Rizzo, proprio perché siamo tutti dello stesso mestiere. Per il resto, noi ci troveremo ancora, ovviamente. Venezia, poi è la mia città, io sono metà veneziano e interamente trevigiano, come sapete, e quindi ci troveremo ancora. E il problema è con più tempo e anche con più amicizia e anche ristorante. Però per me era fondamentale dare questo segnale, non solo formale, non solo emotivo, ma anche operativo, di attenzione verso l'ufficio più singolare e più sofferente d'Italia. E quindi in questo
questo auspicio, con questa assicurazione che ce la metteremo tutta per venire incontro a Venezia, vi ringrazio ancora e vi saluto.